delle cadaveri, vedete, foto drammatiche di quei momenti, le notizie desolanti che giungono dalle regioni sventurate si fanno nei loro particolari sempre più strazianti. Sempre di riavvezzarlo, l'autorità militare ha risposto che in tutti i paesi vi siano, oltre alle truppe di soccorso, pattuglioni per il servizio di pubblica sicurezza. Ed ecco sempre la Domenica del Corriere, che parla di distribuzione di alimenti fatta da generosi accorsi da ogni parte d'Italia, perché su questo non ci piove. Il comitato di Modena venne a Peredo e ricostruì tutte le baracche, quindi ci fu anche, più che l'intervento del governo, una solidarietà umana nazionale. La Marsica distrutta, prima ricerca dei sepolti sotto le rovine delle case, anzi il disegno di Beltrami, mi sembra, rende poco drammatiche, addolcisce un po' le foto, vedete i carabinieri, i bersaglieri con i baschetti, eccetera eccetera, cioè, e arriviamo a Peredo. Allora, la popolazione di Peredo rilevata nell'ultimo censimento, cioè al momento del terremoto, era di 1600 abitanti e secondo i dati raccolti dall'autorità di pubblica sicurezza, il delegato Antonio Tocchi per Peredo, i superstiti furono 1598 dopo la morte in primo momento di due persone. In realtà in altro documento si rilevano solo tre feriti. Questo perché? Perché c'era un'approssimazione dei dati relativi alle vittime in un primo momento, no? Peredo due vittime, in realtà solo tre feriti, questo io ho trovato in archivio. Tutto proviene dall'archivio centrale dello Stato a Roma. Vediamo, è interessante questo censimento della popolazione presente al 13 gennaio 1915, proprio il giorno del terremoto, che ci dice che a Peredo i dati sono anche contrastanti. C'erano 1845 abitanti, mentre nella relazione dell'onorevole Vicini, che viene a Peredo dopo pochi giorni, si contano invece 1528 abitanti. Vedete le discrepanze? Vediamo un po' com'era composta la classe sociale di Peredo, perché è importante per dirvi tutto quello che vi ho detto prima sulle classi sociali dei ricchi e dei poveri, se no non capiremo mai niente del fatto sociale e meridionale del sud. 26 erano i posti denti, tra cui spiccavano i nominativi di Francesco Vicario, anni 59, ingegnere, Giovanangelo Maccafani, anni 47, Mario Maccafani, anni 63, Antonio Penna, anni 59, Giovanni Penna, anni 31, questi erano i posti denti, i benestanti, Michele Penna, anni 94, certo non erano i straricchi, erano i benestanti. Elia Penna anni 79, Ottorino Penna anni 26, Mariano Camposecco anni 33, Luigi Camposecco anni 97, Vinceslao Camposecco anni 91. Vedete Camposecco come erano delle querce. Antonio Balla anni 93, Agostino Balla 96, l'arciprete Luigi D'Andrea c'era poi, Giuseppe Antonio Ia De Luca, Giuseppe Bove, Antonio Bove anni 49, Angelo Giustini, Marco Antonio Iacuitti, Valentino Pola, Amedeo Nicolai, eccetera eccetera, gli show, se Settimia Show anni 69. E vediamo le altre classi. C'era un ufficiale postale che si chiamava Antonio Ia De Luca, un esattore comunale era di fuori evidentemente, che si chiamava Vittorico Vita, evidentemente l'esattore veniva da fuori, ecco, meno male, non mi dite quello che pensate di questo l'esattore comunale. Due guardi, Pietro Iannola e Giustino Leonio, due impiegati, Benedetto Piconi e Agesto Penna. Però se commentate, non capite, sentite prima quello che dico e poi commentate. Sette falegnami, due fabbri, un operaio, Silvestro Venditti, cinque calzolai, un negoziante, Francesco Penna, quattro muratori, tre sarti, un mulattiere, Michele Reginella, un artigiano, Mariano Frassetti. Tutto il resto della popolazione, cioè 1541 persone, si dedicava al lavoro dei campi esercitando il mestiere di contadino, bracciante, carrettiere e salario. Va bene? Allora il comitato di soccorso giunge a Peredo per costruire 30 baracche per il ricovero di 150 persone.
proprio nel punto in cui siamo, che si chiama area sanutese questo. Il commissario era secondo Denza, secondo era il nome, secondo Denza, che ha perito con base iniziale in un vagone ferroviario ad Avezzano e da Pescina. Questo è tutto l'incartamento del Ministero dell'Interno da cui ho attinto tutte queste notizie, che si trova, come ho già detto, nell'archivio centrale dello Stato di Roma. È proprio quello che riguarda Pereto. Modena, comitato di soccorso, affari complessivi.